ma è un gol che per la Lazio in questo momento significa primo posto in classifica. Salve a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo video. Sì, ieri mi sono dimenticato di fare l'intro e quindi la sto facendo in questo momento, la mattina del giorno in cui voi lo vedrete, quindi domenica 1 marzo. È un video un po' particolare, potrebbe anche nascere un nuovo format. Come sapete, sono un grandissimo appassionato della telecronaca in generale e quindi ho pensato, come peraltro ho fatto e continuo a fare sporadicamente anche a Roma Crew, di commentarvi in live le partite più interessanti del weekend. Ad esempio, avrei voluto commentare Juventus-Inter, ma come sapete non si giocherà, si recupererà poi il 13 maggio. E quindi la Lazio ieri con il Bologna aveva, e poi ha sfruttato, l'opportunità di andare al comando della classifica vincendo. La partita è finita 2-0, come sapete. Io ve l'ho raccontata in live su YouTube e in questo video vi mostrerò gli highlights della live e chiaramente della partita. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti sul primato della Lazio, se è meritato, fate un pronostico sulla fine del campionato e poi ovviamente fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questo momento, se era giusto rinviare o meno alcune partite di Serie A, ma chiaramente non dipende neanche troppo da noi. Detto ciò, fatemi sapere se il format vi piace, perché la mia idea già oggi sarebbe quella di commentarvi il classico Real Madrid contro Barcellona questa sera e poi ovviamente caricarvi domani gli highlights. Sta a voi, io vi lascio al video, godetevelo. Un bacione, never give up e alla prossima! Bene ragazzuoli, credo che ci siamo. La mia sensazione è questa qui. Fatemi sapere come mi sentite. Buon pomeriggio a tutti, buon sabato. È un pomeriggio importantissimo per la Serie A. Per la Lazio, nello specifico, battendo il Bologna avrebbe l'opportunità di scavalcare Juventus e Inter, anzi l'Inter già l'ha scavalcata, quindi avrebbe l'opportunità di scavalcare la Juventus e portarsi al comando della classifica. Fai la telecronaca? Allora Edoardo, sì, anche se in realtà farò una radiocronaca. Telecronaca è tale se la partita tu la vedi, ma la mia sarà una radiocronaca, che è ben diverso poi perché dovrò farti capire cose che non vedi, magari le vedi su Sky. Il mio suggerimento, come diciamo quando le raccontiamo su Roma Crew, è quello di guardarti la partita su Sky, andare leggermente più indietro, visto che noi siamo leggermente in ritardo qui su YouTube, e ascoltare il mio commento. Io vado a leggervi le formazioni mentre voi fate il pronostico, perché la Lazio scende in campo con un 3-5-2 consueto ormai per la formazione di Inzaghi. L'11 è quello tipo, con Stracoscia tra i pali, Luis Felipe, Radu e Patrick al centro della difesa, quindi l'assenza più importante è quella di Acerbi, principalmente, che non è ancora rientrato al 100% dall'infortunio che lo ha fermato nel pre-gara della trasferta di Marassi a Genova la settimana scorsa. Poi Lucas Leiva in cabina di regia, come al solito, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic sugli esterni, Joni sulla sinistra e Lazzari sulla destra. Il tandem offensivo in assenza di Caicedo è composto da Ciro Immobile, come sempre, e Tucu Correa. Il Bologna risponde, vado a leggere anche un po' di vostri commenti, con Skorupski in porta e poi è 4-2-3-1. Bani e Danilo al centro della difesa, con Tomiyasu e Denswil sugli esterni. Poli e Schouten a centrocampo, con la linea alle spalle di Rodrigo Palacio, che è composta da Musabarro a sinistra, Soriano alla tre quarti e Orsolini a destra. Attenzione a Orsolini, che è capocannoniere delle Bologna, è uno dei giocatori in assoluto più pericolosi della formazione di Mihajlovic. E allora vedremo un po' che cosa succederà. Intanto si parte, e allora fatemi sapere un po' che come sentite il sottofondo dello stadio, perché è cominciata Lazio Bologna all'Olimpico, è cominciata la sfida che potrebbe regalare ai biancocelesti di Inzaghi il primo posto in classifica, che sarebbe un risultato già molto importante, anche se siamo soltanto a febbraio, la stagione è lunga. Lazio che tiene il possesso del pallone lo fa con Radu sulla corsia di sinistra, poi Patrick che rischia con uno stop dentro la lunetta del centrocampo non elegantissimo, riesce comunque a non perdere il pallone, quindi Luis Alberto al limite da Immobile che imbuca per Correa in area, si libera per il destro e lo mette clamorosamente al lato. Palla gol incredibile per la Lazio, la prima del match al secondo minuto, assist di Immobile, destro di Correa che si è mangiato un gol praticamente fatto. Lazio che riparte ancora con lo scatto da parte di Ciro Immobile, che prova a convergere verso il centro, pallone al limite per Luis Alberto, destro! E pallone in porta, Lazio 1, Bologna 0, il gol è del 10 ed è un gran gol, quello di importanza vitale da parte dello spagnolo, che tra l'altro si fa male nell'esultanza, ma è un gol che per la Lazio in questo momento significa primo posto in classifica. Ed è un gol molto pesante. Quarto in campionato, in 25 presenze per Luis Alberto. Stagione più che positiva la sua.
soprattutto sotto il punto di vista degli assist più che dei gol. Qui invece l'assist lo fa Ciro Immobile con Correa, che aveva fatto ripartire la Lazio. Apertura a sinistra per il 17, che converge come detto verso il centro, alza la testa, offre al 10 che al limite stoppa e piazza, prima sotto le gambe di Bani, poi in fondo al sacco, perché Skorupski non ci arriva. Lazio 1 e Bologna 0. Siamo già dalla parte opposta, con Orsolini che lavora di sponda, Poli che cerca il cross verso Palacio, ci mette la testa, attenzione al destro che ha preso Stracoscia, che ha preso Stracoscia. Palla gol incredibile per il Bologna, che la poteva già pareggiare, e invece rimaniamo 1-0, ma resta in possesso anche il Bologna. Altra palla interna, sponda da parte di Soriano, che riceve ancora il pallone da parte di Orsolini. Arriva la copertura di un grandissimo Milinkovic-Savic, che offre a Lazzari. Lazio che respira e sospira, perché ha rischiato tantissimo quello che poteva essere il gol dell'1-1, e invece c'è il potenziale contropiede, lo conduce Luis Alberto, Correa a sinistra, Immobile che parte centralmente, il 10 offre all'11, in area vuole anche il destro, con deviazione il Tucu Correa, è 2-0 dal possibile 1-1, Lazio che forse chiude già la partita al 21esimo. E allora arriva il fischio del direttore di gara, finisce qui il primo tempo e finisce sul punteggio di 2-0 per la Lazio. Una Lazio che sta stradominando la partita, in particolar modo lo ha fatto nella prima parte con i due gol che sono arrivati. Poi ha avuto un po' di difficoltà concedendo al Bologna, che però non è riuscito a segnare il gol del 2-1, quindi non è riuscito a rientrare in partita. Commento telegrafico al primo tempo, fatemi sapere la vostra nei commenti. Molti pronosticano il 2-2, vediamo un po', perché c'è il colpo di testa, il gol del Bologna che arriva in mischia al 7° minuto del secondo tempo. Il tocco decisivo credo sia stato di Danceville. Stefano Danceville mette in porta il gol dell'1-2, Bologna che riapre la partita al 7° del secondo tempo. C'è il tocco di mano. C'è il tocco di mano, va al VAR abisso, non è gol, non è gol, fallo di mano, si resta 2-0 allora. Poli cerca di scavare il pallone verso Palacio, che fa la torre per nessuno a rimorchio, sta arrivando Tomiasu al volo col destro, trova il gol del 2-1, grande gol da parte di Takeiro Tomiasu al minuto 67, Bologna che rientra in partita con un bellissimo gol del numero 14, sponda di Palacio utile, perché si rivela poi utile, non sembrava in realtà, perché? Perché dorme Radu. Attenzione che è ancora tutto fermo, è ancora tutto fermo, c'è fuorigioco millimetrico di Palacio al momento del lancio di Poli, fuorigioco millimetrico di Palacio, gol annullato, è il secondo gol annullato al Bologna oggi, incredibile, non si vede spesso, però fatevelo dire, due gol annullati mi sembra esagerato. Va bene il primo su Danceville, ma il secondo con Tomiasu no. Simone, dico una cosa, perché sennò poi, quando una cosa è giusta, se vogliamo dire, e sono romanista, se vogliamo dire che a Parma o in altre occasioni c'erano rigori contro la Lazio e non sono stati fischiati, è vero. Se vogliamo dire che è esagerato annullare il secondo gol al Bologna, non sono d'accordo, perché se Palacio è in fuorigioco, se ne possono annullare 5 di gol, non soltanto 2. E allora, Lazio che è avanti 2-0 grazie ai gol di Luis Alberto e Correa nel primo tempo, fischia 3 volte abisso, Lazio che vince la partita, Lazio che in questo momento è in testa al campionato in modo clamoroso per quelle che erano le attese della vigilia, e per vigilia intendo il precampionato, quello che poteva accadere in questa stagione, l'obiettivo era quello della Champions League. In questo momento, al 29 febbraio, la Lazio conduce il campionato.